nuove diagnosi da infezione da HIV sono state 2.531, per un'incidenza a carattere nazionale di 4,2 persone su 100.000 abitanti. Per le Marche la situazione è anche un po' migliore, perché ci siamo fermati al 3,4 come incidenza. Siamo nel 2019 a 56 nuovi contagi, 62 nel 2018, 93 nel 2017 e 116 nel 2016. Questo per dire che c'è stata una forte diminuzione. D'altro canto, sono in fortissimo aumento le malattie sessualmente trasmissibili, e tutto questo si nota soprattutto nella fascia di età che va tra 25 e 29 anni. Meno casi accertati, quindi, ma in aumento la diffusione di tutte le malattie sessualmente trasmissibili. Il 1 dicembre, giornata mondiale per la lotta all'AIDS, fa risuonare dunque una parola d'ordine: consapevolezza, che vuol dire prevenzione, ma anche sensibilizzazione dei giovani a un'educazione corretta alla sessualità, perché rimane quello dei rapporti intimi il principale veicolo di trasmissione. Possiamo interpretare il miglioramento nella lotta alla diffusione di HIV e AIDS come un risultato del fatto che le persone che hanno HIV e AIDS, se sanno di avere questa infezione e se fanno una cura, non trasmettono la malattia ai loro partner. Al virus contro il quale la battaglia dura ormai da una quarantina d'anni si è sovrapposto l'altro virus, il Covid, che ha sconvolto l'intera quotidianità, messo a repentaglio proprio la salute dei malati di HIV, immunodepressi e quindi ad alto rischio. È stato un auto-lockdown quello a cui sono stati sottoposti gli ospiti della struttura Il Focolare, una delle più attrezzate ad Ancona e gestita dalle opere caritative francescane. Da marzo a oggi sicuramente abbiamo dovuto chiudere in maniera definitiva la casa a ovviamente parenti, familiari, volontari, e rimanere in un numero sicuramente stretto di educatori, infermieri, direttori sanitari e quant'altro. Però gli ospiti hanno sofferto sicuramente molto questa chiusura, ancor più essendo tutti gli ospiti immunodepressi e avere una paura per uscire, e perciò non l'abbiamo messi chiaramente a rischio.